Credo che molti siano al corrente dell'articolo di Forbes uscito il 14 aprile, che rappresenta una mezza stangata per l'immagine di Disney e Lucasfilm. Giusto? Benvenuti o bentornati sul mio canale. Mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. Lunedì scorso, il 15 aprile 2024, nel caso stiate vedendo questo video mesi dopo l'uscita, sono incappato in un articolo di Forbes che riguardava un argomento piuttosto spinoso e che credo interessi a molti di noi. Seguo Forbes per diversi motivi, soprattutto per rimanere aggiornato su finanza e marketing, e la ritengo una buona rivista nel settore. Quindi, ripeto, Forbes, non il blog di qualche allucinato complottista o il mio canale da 2000 iscritti. Forbes. Comunque, dicevo, Carolyn Reed, che ha la posizione di senior all'interno della redazione, ha redatto un articolo piuttosto corposo, di quasi 3000 parole, in cui rivela che c'è del marcio in Disney e Lucasfilm. E anche se da tempo molti di noi lo sospettavano e lo affermavano, la rivelazione, con date la mano di una rivista così, rischia di fare un danno alla casa del topo che nessuno di noi potrebbe mai fare. Su questo ci arriverò dopo e mi spiegherò meglio. Cercherò di riassumere l'articolo per chi non è anglofono e anche per chi è un po' digiuno di certe dinamiche finanziarie, in modo che sia utile a tutti. L'articolo si apre con una frase lapidaria. I profitti al botteghino generati dai film di Star Wars della Disney non sono stati sufficienti a coprire l'acquisto del colosso mediatico creatore della saga di fantascienza, Lucasfilm, di 2,8 miliardi, secondo un'analisi delle dichiarazioni finanziarie recentemente depositate. Yeah, okay. Well, this is gonna hurt like a mother... Carolyn Reed quindi apre l'articolo in media res per poi rallentare e riassumere la storia del rapporto Disney-Lucasfilm partendo dalle firme di Iger e Lucas sul documento in cui il regista vendeva la sua creatura al colosso dell'industria dell'intrattenimento e ciò che è avvenuto dopo. Quindi 4 miliardi di dollari spesi per acquistare la Lucasfilm e poter produrre film su Star Wars, Indiana Jones e Will of. Poco dopo l'acquisizione la Lucasfilm ha iniziato la produzione del primo film della... trilogia sequel, e quando uscì The Force Awakens il risultato sembrò promettere bene per la compagnia, con il suo incasso di 2,1 miliardi di dollari. Il budget è sempre stato stimato in difetto, finché sempre Forbes nel 2023 non rivelò che furono spesi 533,2 milioni per produrlo. Ma stiamo parlando comunque di un film che ha generato profitto. Reed prosegue dicendo che qualcosa però ha iniziato ad andare storto, incolpando l'eccessivo uso di effetti speciali e la mancanza di personaggi solidi e carismatici come quelli della trilogia originale. Ok, non so cosa c'entri gli effetti speciali con la disaffezione del pubblico che è cresciuta man mano, ma sulla mancanza di buoni personaggi sono d'accordo. E arriva il 2019 constatando che brutti segnali sono arrivati dal botteghino, perché gli incassi del terzo capitolo dell'infame trilogia, The Rise of Palpatine, sì, nome corretto è quello, ha portato nelle casse circa 1 miliardo e 100 milioni di dollari, che sono la metà del primo episodio. Questa poteva essere una dura batosta per il brand, dopo i giudizi non proprio positivi del secondo episodio e quelli ancora più divisivi di quest'ultimo, che ha inoltre visto un numero ridotto alla metà di spettatori, ma... Beh, alla fine di quell'anno Disney ha lanciato la sua piattaforma streaming e ha inserito catalogo The Mandalorian, il serial che conosciamo tutti e che fu, inutile negarlo, un enorme successo. Reed rivela anche i dati dell'indice Nielsen e si parla di 5,4 miliardi di minuti di visualizzazioni nelle prime 7 settimane di programmazione. Su una piattaforma neonata è un serial con personaggi nuovi, anche se in parte derivativi di altri conosciuti. Il successo ha portato però Disney a pensare che fosse il caso di concentrarsi sulle serie dell'universo Star Wars, come Book of Boba Fett, Kenobi, eccetera, eccetera. Questo sembrò, secondo Reed, cancellare l'amarezza per il fallimento della trilogia sequel e... E adesso arriva la parte difficile, ma quella che dovrebbe interessarci. Il successo di The Mandalorian è stata l'arma alla testa di Ariete e l'argomento centrale di un dossier di presentazione di 67 pagine redatto da Disney per lodare il lavoro svolto da Iger, usato per convincere gli investitori a sostenerlo contro gli investitori, chiamiamoli così, ribelli, come Nelson Peltz. Il cuore del dossier su cui spiccavano Din Djarin e Grogu, i due simboli del successo di Lucasfilm Disney, faceva intendere che la gestione Iger Kennedy... No, sto scherzando. Nell'articolo KK non viene mai nominata. Oh no! Anyway... Il successo è unicamente attribuito a Iger. Dicevo, il documento fa intendere che la gestione Iger ha generato un ritorno di 2,9 volte superiore all'acquisto di Lucasfilm. Ora,
senza ammorbarvi con altre piccole analisi, Reed arriva al sodo. Nascosto nei dettagli c'è qualcosa di molto importante e rivelatore, ma inserito per pararsi, cercando però di non farlo notare. Nei calcoli il prezzo di acquisto non è incluso nel ROI. Cos'è il ROI? Il ROI è il ritorno sull'investimento. È una misura finanziaria che indica il rendimento generato da un investimento in rapporto al costo dell'investimento stesso. In pratica, il ROI calcola quanto denaro è stato guadagnato o perso rispetto all'importo iniziale investito. Si esprime solitamente come percentuale o come multiplo dell'investimento iniziale. Un ROI positivo indica un profitto, mentre un ROI negativo indica una perdita. Nel calcolo e nel risultato del suddetto calcolo presentato agli investitori viene tenuto conto solo del ritorno generato dalle entrate della trilogia Disney, di Solo, di Rogue One, del merchandise e dell'home video. E Reed afferma ancora una volta lapidaria: utilizzare le entrate anziché il profitto gonfia artificialmente il risultato, poiché non tiene conto dei costi che la Disney ha dovuto sostenere. In poche parole, se io presento le entrate lorde senza togliere i costi precedenti, come quello dell'acquisto appunto di Lucasfilm, e senza i costi di produzione, i numeri che sto mostrando sono gonfi, gonfi d'aria. E anche che questo documento tenta di non svelare se i prodotti abbiano coperto meno l'investimento, ma di far credere che così sia e che gli investitori possono stare sereni. Ci siete? E ora c'è una parte interessante, ma che vi riassumerò davvero in breve, perché vi suggerisco, se avete modo, di leggerla direttamente nell'articolo di Forbes e avere tutti i dettagli e i dati confrontati tra loro da Reed, ma che in un video sarebbe non facili da assorbire e piuttosto ostici da elaborare. Per recuperare i soldi spesi per la produzione dei film e fare un ulteriore giochetto successivo, Lucasfilm ha girato tutto ai Pinewood Studio nel Regno Unito, dove è stata girata anche la trilogia originale. Questo ha permesso di beneficiare di un rimborso del 25,5% dal governo britannico, purché rappresenti il 10% dei costi totali del film. E sapete qual è l'altro giochetto? Il vantaggio di produrre in un altro stato come il Regno Unito? Affidare tutto a microsocietà create ad hoc, sussidiaria con nomi in codici in modo tale che si possano fare queste operazioni. Quindi, in prima battuta, questi costi e tutti gli oneri produttivi sono nomi di queste società e che dichiarano il loro bilancio spesso con un anno fiscale diverso da quello della casa madre. Anche questo è un dettaglio che non è assimilabile di primo acchito, ma vi basti pensare che facendo così, Disney mostra i costi un anno dopo rispetto alle entrate. Insomma, Iger e Disney stanno presentando conti in cui sono compresi solo entrate, senza i costi e senza quindi scorporare in maniera cristallina i singoli costi, come il marketing e altre spese di produzione. Reed analizza successivamente nel dettaglio tutti i numeri e i calcoli che sono stati usati per arrivare a concludere che a Disney mancano ancora 2.8 miliardi di dollari per rientrare dall'investimento fatto per acquistare Lucasfilm 12 anni fa, nonostante stiano cercando in tutti i modi, Iger in primis, di dare un'immagine di solidità. Se dopo 12 anni non sei nemmeno a metà dell'ammortamento, qualcosa non funziona nel meccanismo, no? Senza contare i film che hanno perso per davvero soldi, come Solo e l'ultimo d'Indy e il fallimento del terzo brand, quello meno consolidato e famoso di casa Lucas, Willow, con la serie sparita nel nulla. Vi suggerisco di nuovo, se vi è possibile, di leggere tutto l'articolo, perché il mio è davvero un riassunto per arrivare al punto finale. Non posso lasciare il link in descrizione perché YouTube è diventato piuttosto sensibile verso i link esterni. Ve lo scrivo qui e potete copiarlo. Perché dicevo all'inizio che l'articolo di Forbes può scalfire un po' Iger rispetto a quello che facciamo noi? Vedete, spesso leggo gente che genuinamente afferma che noi abbiamo il coltello dalla parte del manico, perché basta non essere abbonati a Disney Plus o non andare al cinema per danneggiare queste società. Ma come ho detto in un altro video, però, questo vale per il panettiere di quartiere. A quello fate davvero male se non andate a comprare il pane. Ma multinazionali come Disney guardano i numeri al botteghino come i numeri meno interessanti di altri e che possono, diciamo così, sistemare come vogliono al momento opportuno. Lo abbiamo visto proprio oggi con l'articolo di Forbes. Perché aziende che vivono su scommesse, azioni di borsa, utilizzo di diversi schemi Ponzi, anche di denaro, hanno a cuore in primis l'immagine e la reputazione, che deve essere quella di una società solida, solvibile, che genera profitti per chi decide di investire. Un'azienda come Disney, se fermasse la produzione all'improvviso, accuserebbe un colpo enorme, non paragonabile nemmeno a quello minore di produrre alla pari o in perdita finché magari nessuno va a vedere. E questo articolo ce lo dimostra. Quindi sì, a noi sembra di risolvere tutto non comprando un biglietto del cinema, ma in realtà è un granello di sabbia nella Via Lattea. Se il nostro obiettivo principale è salvare i franchise che amiamo, ridare dignità al mondo dell'intrattenimento,
Avere di nuovo storie che non siano solo strutture standard con crocette spuntate strumentalizzando le minoranze per scopi finanziari. Dovremmo puntare a rendere inaccettabile i loro comportamenti davanti alla società. Dovremmo continuare a spingere affinché non sia più accettabile l'abuso che fanno di DEI e che l'indice ESG smetta di essere rilevante. Per questo dovrebbero esserci più persone anche di sinistra ad appoggiare la fine di questo periodo, perché molti di loro tacciono per paura o per uno strano sentimento generato dai ricatti morali di altri che dicono loro che se non apprezzano un determinato contenuto sono isti. Dovrebbero aprire gli occhi e rendersi conto che ci sono diverse personalità di sinistra che non accettano più la woke culture e che la chiamano woke culture, anche se sono di sinistra. A quel punto, solo quel punto, la reputazione di una multinazionale come Disney non potrà e non dovrà più basarsi sui contenuti woke e forse, dico forse, torneranno a occuparsi di tutto il pubblico per non intaccare la loro immagine, che è il più grande valore che hanno per avere profitti, non il botteghino. A ogni modo, recuperate l'articolo e tenete conto che ciò che ho scritto non sono mie supposizioni, ma sono il contenuto dell'articolo stesso di Caroline Reed. Unica nota dolente è la chiusura un po' cerchiobottista e ingenua. I film di Star Wars sono il gioiello nella corona di Lucasfilm e generano la parte del leone delle entrate, motivo per cui la Disney li ha evidenziati nella timeline della sua presentazione. Con diversi film di Star Wars in arrivo, la Disney ha ancora la possibilità di recuperare i propri investimenti attraverso i profitti al botteghino. I film hanno riscoperto la formula magica per appassionare i fan, ma non sono ancora una forza da considerare per gli investitori. Signora Reed, capisco la fiducia, ma credo che i film non abbiano affatto riscoperto questa formula magica e gli investitori farebbero meglio guardare le righe piccole di certi dossier. Comunque, fatemi sapere la vostra nei commenti. Grazie per essere rimasti fino a qui e se vi è piaciuto questo video, considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale. Sarebbe molto apprezzato. In caso contrario, grazie comunque per avermi fatto visita. Alla prossima! Perché non è il tempo e non è il luogo per parlarne. Chiudiamo i social, spegniamo il computer, usciamo dal salotto e andiamo a farci un giro, va?